Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Ieri vi ho presentato uno dei migliori deck che si utilizzano in questi giorni per la sfida delle 20 corone. Oggi ve ne faccio vedere un altro con l'utilizzo di un campione, la Regina degli Arcieri. Sapete ragazzi che con l'introduzione dei campioni non è un problema se non lo avete sbloccato mentre dovete affrontare delle challenge. Tutte le carte saranno disponibili, quindi non dovete preoccuparvi, controllate perché anche voi lo avrete nella selezione delle carte. Vi l'ho già detto, Regina degli Arcieri, Gran Cavaliere sono le due carte base insieme alla Domatrice di Arieti, il tutto supportato da Fuorilegge, Mago Elettrico, Fantasma, Barile Barbarico e Fulmine. Andiamo a vedere come si comporta. Serve trovare un buon deck, ragazzi. Serve trovare un buon deck per prendersi un sacco di soldi che vengono dati come ricompensa. Questo apre subito con le guardie. Allora, le guardie sono una carta bella scomoda. Vediamo se la regina ci aiuta intanto. Con l'abilità, insieme alla fuorilegge dall'altro lato, riusciamo a risolvere un po' il problema. Attenzione, regina che viene counterata dal peccone. Vediamo se riusciamo invece a entrare dall'altra parte. Let's go, siamo dentro. Allora, serve un gran cavaliere fast. Bello quel barile. Quello sarà scomodo purtroppo. Quello farà male. Vediamo. Ok, gran cavaliere ci aiuta. Ha fatto abbastanza male quel barilozzo. Lasciamo andare il gran cavaliere. Fornace per lui. La toglierei immediatamente. Gran cavaliere che può andare quindi a impattare sulla torre di sinistra. Fuorilegge sperando che prenda la carica. Perfetto. Va sullo Grider. Grider ha giocato molto bene da parte sua. 418 la mia torre, ma entrambe le torri messe abbastanza male. Ok. Goblin lancieri. Niente da fare, purtroppo è stato molto bravo di nuovo a counterare. E se io spingo col fantasma? Barile barbarico per counterare quasi il suo barile goblin. Bellissima qua intanto la domatrice di Arieti. Pensavo giocasse quasi quasi delle guardie, si vede che non aveva disponibile ancora l'elisir. Vai domatrice! Ok, ottimo, è riuscito a impattare. Molto bene. Regina degli Arcieri. Non siamo messi benissimo, ne dobbiamo stare molto attenti. Partiamo con la fuorilegge. Voglio counterare il più possibile. Utilizziamo intanto l'abilità della regina. Gran cavaliere sulle tre guardie. Grider per lui. Sarà abbastanza difficile fermarlo, invece ce la facciamo, ma lui riesce a giocare comunque nuovamente un barile che counteriamo ancora in una maniera abbastanza incredibile. Il Gran Cavaliere è sotto. Domatrice a destra. Andiamo. Ci interessa fare malissimo il più possibile. Domatrice ancora sotto. 4,35, 169. Ci siamo. Non c'è fretta. È praticamente a portata di fulmine. Utilizziamo l'abilità adesso. Andiamo a counterare subito il suo barile. Prepariamo il fulmine. E direi di andare a chiudere il primo game. Wow. Ricordatevi di cercare sempre di splittare l'attacco in modo da avere, come in questo caso, la possibilità di portarvi a casa la partita, perché gli abbiamo fatto completamente la torre che lui non stava difendendo, visto che era concentrato sull'attacco a sinistra. Andiamo avanti intanto, secondo game contro Vizza. Apriamo sempre con la regina, lui apre con una coppia di arcieri. Se gioca un'altra... No, non si può giocare il fulmine così. Ok, povera la mia regina palla focata, va bene, ci può stare. Domatrice di rito davanti, fuorilegge in aiuto, regina che facciamo diventare invisibile. Ok, via il cavaliere.
Ehi, che scomodità, che scomodità. E se io vado col fantasma? Buono, però intanto la fuorilegge, che riesce ugualmente ad impattare sulla torre. Fantasma lasciato per i fatti suoi. Che può andare sotto torre. Uno, due, tre. Bene, 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 bene. Buone queste tre hit, nel senso. Abbiamo portato entrambe le torri. 2200 e 2400. Ripartiamo ancora. Non potrebbe... No, non ci credo, veramente una Tesla. Ah, che scomodità questa Tesla, che scomodità. Fa nulla, fa nulla, fa nulla. Allora, via la Tesla, lui ha il cavaliere. Lasciamolo entrare, sto povero cavaliere. Regina. Vediamo se ci dà una mano, dovrebbe pallafuocare. Su lui pallafuoca e vado qui con la fuorilegge. Per lui può counterare tranquillamente, perché c'ha tronco e goblin lancieri. Vai, 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 vai. Uno, due, tre. Allora, quell'arco è veramente scomodo. Fuorilegge. No, si è, veramente. Oh, la madosca. Che range che c'ha il moschettiere di attacco. Non me lo ricordavo così long. Fantasma di nuovo. Lui ha la Tesla. Se la gioca potrei fulminargliela. No, ma giocherà lì i lance. Invece la gioca. Bellissimo questo fulmine, visto che il cavaliere era andato sul fantasma. 1057. Non facciamoci prendere dal panico. Prepariamo questo attacco che potrebbe andare bene. E potrebbe essere l'attacco che ci interessa, il definitivo. Continua a pallafuocare imperterrito lui. Andiamo. Di nuovo un fulmine. L'importante è cominciare a danneggiare ugualmente. Peccato di non riuscire a riprendere l'abilità della regina degli arcieri. Andiamo comunque con un fantasma sul ponte, che dà fastidio. Non abbiamo giocato il gran cavaliere solo una volta in questa partita. Domatrice sempre sulla destra. Che forte il fantasma. Sotto con il fulmine, sotto con il fulmine. Perfetto, 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 siamo sotto, let's go, let's go! Molto bene, wow, 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 quanto fa male la fuorilegge con la sua abilità di carica, ragazzi. Davvero incredibile, e sono due le vittorie. Avanti ancora, intanto vi ricordo, raga, se vi piacciono i miei video, lasciate un bel pollicione in su, raga, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere su YouTube. Dai, eh! Riapriamo con la regina contro Pablo. Dei Camp Kiscolla. Via. Ok, qua già la vedo un po' più. Un po' più male. Beh, beh, il fatto che lui abbia giocato un. Il fatto che lui abbia giocato un mago elettrico. Non mi dispiace affatto. E se faccio così? È una pistolata? Subiamo un attacco, ci sta? Va bene, abbiamo subito un attacco, ci può stare, però abbiamo un gran cavaliere full, fantasma per lui. Porca miseria, gioca il cavaliere d'oro. Porca miseria, porca. Scomodo, scomodo, scomodo. Vediamo se riusciamo con il barile. Andiamo con il fantasma sulla destra, di nuovo. Ma lo andrà a counterare sicuramente. Mago elettrico, probabilmente. Ed eccolo lì, infatti, il mago elettrico. Però il fantasma sta tenendo duro. Non riesce purtroppo a vincere il fight contro il mago elettrico. Porca miseria. Ah, mago elettrico che tira anche una hit. Un pochettino più aggressive, però lui ha il peccone. A questo punto. Regina degli arcieri sulla destra. Appena lui toglie il peccone dai piedi, noi andiamo ad attaccare. Devo farlo. Devo farlo. Per forza. Spero che non giochi niente di esagerato. Ci può stare, ok, ottimo l'impatto. Adesso si difende il P.E.K.K.A. Utilizziamo l'abilità della regina intanto. Le truppe si ignorano completamente. Sfruttiamo anche il mago elettrico. Lasciamo pure andare il fantasma. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok, il peccone è andato. Un fantasma per me. Fulminiamola.
Porca miseria, mi ero dimenticato della strega madre. Cattivissima in questo frangente. Oh! Che grande attacco che sarà questo. Mi costerà tanto, qua. Mi costerà forse... Sì, mi costerà una torre 100-100. Io prego che il... Porca miseria, due torri. Ok, ma siamo fregati. Bravo, bel deck, bel deck. Stiamo tenendo bene. Ci sta. Bel deck anche il suo, stregamadre, ragazzi. Una delle carte veramente più interessanti. Mi piace tantissimo vederla giocare e anch'io la stavo potenziando per cercare di fare meglio. Facciamo l'ultimo game e speriamo che ci vada bene contro Chipot 2 dei Bisca il Barça. Forse un pochettino più aggressive. Apriamo con un gran cavaliere. Togliamocelo subito dai piedi, questo gran cavaliere. Ok, lui gioca con una... La gabbia goblin. Ma guardate che dentro dietro il gran cavaliere. Peccato perché avrei potuto utilizzare la... Ok, avrei potuto utilizzare il fulmine qui. Ma guardate che però è devastante, attenzione. Gran cavaliere che non può entrare, ma c'è il fantasma full vita praticamente, che sta attaccando in maniera abbastanza devastante. Ottimo. Potremmo spingere ancora. Ariete, domatrice di Ariete sulla destra. Vai. Vediamo se mi entra bene il fulmine. Benissimo. Domatrice che può andare. Ok, davanti ci mette la gabbia goblin. Va bene, l'importante è farlo giocare male, nel senso, non è questo il discorso. Se riusciamo addirittura a fargli sprecare delle... Oh. Gran cavaliere. Ok, sui suoi maialini. Easy. Abbiamo fermato praticamente l'attacco maialo. E se io vado con la fuorilegge dall'altra parte, cosa succede? Vai. Orca mi... Le guardie! Che sbattina le guardie, raga. Le guardie sono un po' una sbattina. Dobbiamo un attimino giocare così, chiedere un po' di aiuto anche alla nostra torre. Infatti riusciamo... che fatica. Riusciamo a prendere... Un pochettino di tempo. Oh, ma io non so che cos'è che si sta continuando a connettere e a disconnettere. Vi chiedo scusa se sentite rumore. Non so che cavolo sia. Macchina volante per lui. Io gliel'avrei quasi fulminata quella macchina volante. Pensa un po'. Vai. Attenzione alle guardie. Porca miseria, le ha proprio giocate lì, eh? No, è inutile bloccare tutto sul ponte, è una stupidaggine. Anche perché adesso hai maiali che potrebbe giocare tranquillamente sulla destra. Eccoli là, infatti, i maiali. Che poi era una sinistra. Andiamo un attimo a fermarli, in aiuto il nostro mago elettrico fantasma. Allora, fermare i maiali non è un problema. Dobbiamo ricontinuare con la fulmine, però, ragazzi. Dai. Sotto con la fulmine! Perfetto, fantasma che torna invisibile e c'è anche il gran cavaliere dall'altra parte che può andare ad agganciare un attacco abbastanza interessante. Vai. Vi prego, fermate questo attacco, è devastante, vi prego. Ok, l'abbiamo fermato. Qui non lo so, ragazzi, è tutto per tutto adesso. Utilizziamo l'abilità della regina. Dai! È dentro! Fulmine! Addio! Non ci credo. Si è bruciato un po' di cose qua. Andiamo. Mi serve un altro fulmine instant! Questo! Dai! No! Non ci credo! Per un millesimo di... Oh, mo spacco... Io non so cosa sia questa cosa che fa bim bim... Ma che cos'è? Non so cosa sia! Chiudo tutto perché mi sta facendo arrabbiare. Signori, questo era il deck
della sfida 20 corone. Come vedete, l'ultima partita non è stata vinta, ma non tanto perché il deck non funzioni, quanto per una determinata sfortuna. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, provatelo, fatemi sapere nei commenti come vi gira. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!